Dopo la scorsa puntata dedicata a Margaret Cameron e al pittorialismo, oggi parleremo di un grande fotografo che nelle sue opere si rifà all'arte classica. Parliamo di Willem von Gloeden, noto con lo pseudonimo di Barone Guglielmo. Nato a Wismar, in Germania, il 16 settembre del 1856. È un uomo giovane, di una spiccata cultura e di famiglia nobile. Cresciuto con la letteratura e con la lettura dei classici antichi e con le opere di Goethe, nel 1877 circa si trasferì in Italia e nel 1878 si stabilì a Taormina, in Sicilia, dove aprì il suo atelier. Meriti fotografici, è un grande ritrattista e paesaggista che ha aiutato il turismo in Italia. Dopo essersi laureato in storia dell'arte, decise di proseguire gli studi pittorici tra il 1876 e il 1877. Si trasferì nell'Italia meridionale, prima a Napoli e poi a Taormina, dove dimorò presso l'Hotel Vittoria, prima di traslocare in Piazza San Domenico, dove aveva acquistato una casa. Dovette scappare dalla città nel solo periodo della Prima Guerra Mondiale, in quanto straniero, infatti, avrebbe rischiato il carcere. Ritornò a Taormina poco dopo la Prima Guerra Mondiale, dove vi restò fino alla morte avvenuta nel 1931. Agli inizi per lui la fotografia fu solamente un hobby, ma dopo aver visto il successo riscontrato dai suoi lavori, decise di farlo diventare un remunerativo lavoro, quindi la sua professione nel 1893. Anche in Inghilterra vennero esposte alcune sue opere e il suo lavoro ha fatto il giro del mondo inaugurando diverse mostre. Passò da Londra al Cairo, da Berlino a Filadelfia, per poi passare da Budapest, Marsiglia, Nizza, Riga, Dresda e a Roma nel 1911. Il suo lavoro attirò molti personaggi noti come Oscar Wilde, Krupp, Strauss e l'imperatore Guglielmo II. L'isola colpì il barone Guglielmo per i suoi paesaggi tipici. In lui questi scenari richiamano subito il mito dell'Arcadia e decide di immortalarli con raffinata eleganza. Oggi viene ricordato prevalentemente per i ritratti di nudo artistico di giovani ragazzi fotografati in pose che richiamano il classicismo. Una particolarità del barone Guglielmo, non usava luce artificiale, ma solamente quella ambientale presente all'interno della scena. Le sue opere, come detto, spaziavano su diversi settori anche in base alle richieste del mercato. Il fotografare, infatti, contadini, pastori, pescatori, furono un tramite per diffondere il turismo sull'isola. I giovani spesso erano ritratti sul Monte Ziretto, vicino a luoghi archeologici, oppure all'interno dei cortili degli stessi modelli. Le sue foto di nudo spesso erano vendute sotto banco per il pudore diffuso all'epoca. Pur non avendo mai oltrepassato il limite della decenza e senza mai essere caduto nella pornografia, le sue immagini furono subito attaccate da Don Marziani del clero taorminese, usando parole dure, arrivando a denunciare un presunto degrado morale e religioso. Il suo lavoro fotografico principale si può far risalire a prima del 1918. Dopo la guerra mondiale si concentrò prevalentemente sulle stampe. Si parla di quasi 7.000 immagini che dopo la sua morte andarono in gran parte ad uno dei suoi modelli preferiti, Pancrazio Buccioni. Si dice che i suoi modelli fossero sempre retribuiti. In Italia, solo nel 1978, a Spoleto, venne allestita una mostra monografica. Purtroppo, il regime fascista distrusse molte opere considerate pornografiche. Almeno 1.000 lastre su vetro vennero confiscate e distrutte assieme ad altre 2.000 stampe. Qualche anno dopo, nel 1936, vennero distrutti altri 1.000 negativi circa. Lo stesso Buccioni, fu processato tra il 39 e il 41. Fortunatamente poi venne assolto. Come vedete, siamo entrati nel Novecento e l'evoluzione fotografica di certo non cessa. La prossima puntata sarà dedicata ad un grandissimo autore, il primo fotografo di Vogue. Come sempre, vi invitiamo ad iscrivervi al canale, attivare le notifiche e noi ci rivedremo qui giovedì prossimo alle 13. Ciao! Ciao!